Un esempio tra tanti, da 6.493 euro a 13.971 euro. Stesso periodo di riferimento, stessa utenza, ma con un aumento in bolletta elettrica di oltre il 115%. In tutta Italia già da fine 2021 è così, per tanti esercizi commerciali e imprese, tutti impegnati a fronteggiare il caro energia. E non sono solo i costi luce a preoccupare l'economia nazionale, anche le spese per gas, carburanti, trasporti e a cascata per tutti i consumi più in generale lievitano a dismisura. Il problema dell'energia è un problema trasversale che ovviamente copre qualsiasi tipo di impresa. Qualsiasi tipo di impresa ha una bolletta energetica. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti, la situazione è quella che gli esperti chiamano la tempesta perfetta. I prezzi aumentano, le famiglie stringono la cinghia, i margini di guadagno delle aziende diminuiscono e in tanti rischiano di perdere il loro posto di lavoro. Il grido d'allarme delle associazioni di categoria è un vero e proprio coro di dolore. Secondo la CGA, nel 2022 potrebbero finire in disoccupazione oltre 500.000 persone in più rispetto allo scorso anno. Da nord a sud la preoccupazione è fortissima tra gli imprenditori. Assolutamente, il costo dell'elettricità è oggi a livelli quasi insostenibili e per aziende del mondo del gas come la nostra, che sono tipicamente energivori, questo è un grave handicap alla ripresa. Al caro bollette c'è da aggiungere l'impennata dell'inflazione, un'azione a tenaglia sugli italiani già piegati da 2 pesantissimi anni di pandemia. Secondo le stime di Assoutenti, il costo sull'economia nel suo complesso sarebbe pari a 100 miliardi di euro di minori consumi da parte delle famiglie per l'anno in corso. Il cosiddetto carrello della spesa peserà circa 217 euro in più su base annua, in totale una stangata di 1.200 euro a famiglia media durante il 2022. L'aumento sconsiderato della bolletta energetica, l'aumento sconsiderato dei trasporti e l'aumento delle materie prime, degli imballaggi, inevitabilmente porta a un aumento dei prezzi sugli scaffali. La politica e il governo sono chiamati in causa in prima persona. A loro viene chiesto di assumersi responsabilità in termini di nuove e più incisive misure strutturali urgenti contro il caro energia. Vogliamo un'interlocuzione seria e concreta su cosa fare, perché vedere raddoppiati i costi energetici è inaudito, non ce la possiamo fare.